Amici di Acropolis, buonasera, bentornati alla nostra trasmissione e bentornato a stretto giro, perché era stato ospite nostro, è stato nostro ospite qualche settimana fa, al collega e scrittore Sandro Galantini. Buonasera, sai. Buonasera, siccome, la, uh, siccome dal momento che siamo colleghi ci diamo del tu, uh, la uh, tua presenza qui uh, è stato un grande successo, allora. Ho voluto reinvitarti anche perché ci sono delle celebrazioni, delle manifestazioni, anche delle pubblicazioni che ricordano lo scoppio della prima guerra mondiale cento anni fa. Il 24 maggio 1915, l'Italia entrava in guerra dopo un anno con un anno di ritardo rispetto allo scoppio della prima guerra mondiale e c'è questo libro. Quando c'era la guerra, il titolo, che è stato scritto da Francesco Manocchia, e poi tu ci dirai chi era Francesco Manocchia e di che cosa tratta il libro, e c'è la nota introduttiva di Sandro Galantini. Allora, eh, Sandro, quando c'era la guerra, che cosa racconta? Quando c'era la guerra racconta appunto quando molti dei nostri avi eh, furono chiamati alle armi e quindi entrarono, entrarono in guerra un anno, il 1915 quelli della nostra generazione tutti hanno un nonno che ha fatto la prima guerra mondiale esattamente, infatti ne parliamo anche l'altra volta tu mi dicesti di avere sì. delle bellissime sì. foto che sono dei ricordi in effetti fu così eh, e non tutti eh, tornarono furono tantissimi morti oltre 600.000, mila, un milione e mezzo eh, feriti, mutilati non a caso il Papa la definì la grande carneficina e tra l'altro per l'Abruzzo eh, la guerra non fu neanche l'unica sventura, perché prima di maggio, eh, la, 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 il mese in cui entriamo in guerra, eh, a gennaio c'era stato il terremoto eh, della Marsica, che fu terribile, anche quello uno eh, dei sisma più, più devastanti del Novecento. Il nostro Francesco Manocchia, perché questo è il personaggio di cui ci occupiamo, eh, entrò in guerra. Lui, d'altro canto, Alfredo, due cose sapeva fare bene nella sua vita e probabilmente quando nacque a Giulianova nel 1890 né il papà né la mamma eh, probabilmente lo, lo avrebbero mai immaginato. Eh, veniva da una famiglia molto, molto umile, Francesco Manocchia. Sarebbe stato un bravo soldato è un ottimo scrittore e giornalista. E quello che mh, verrà presentato venerdì, venerdì 15 maggio alle 17.30 al Cursal, è infatti la ristampa di una delle sue tante opere, però una delle più significative perché è un insieme di racconti eh, ispirati proprio alla, alla guerra, quella prima guerra mondiale alla quale Francesco Manocchia, come tanti, partecipò, lui era sotto ufficiale di fanteria, tornò per sua fortuna, a differenza di molti altri Giuliesi, ben 118 eh, che non, non tornarono, e questa guerra che naturalmente lasciò una, una traccia indelebile nel, nel suo animo. Ecco, Manocchia è scomparso nel 1944. 44, durante la seconda guerra mondiale, povero Manocchia c'è... Cioè, Vedete, il destino a volte... Passo indenne per la prima esatto. e la seconda... Non, non solo, Poi, ma lui... Poi sul finire eh, della eh, sì, seconda sì. guerra mondiale... 23... 29 febbraio del 1944, uno dei più... dei bombardamenti mh, degli aerei anglo-americani, uno dei tantissimi, Giulianova fu una città veramente martire nella provincia di Teramo durante la seconda guerra mondiale e in una di questi, eh, incominciato a mezzogiorno circa... Eh, purtroppo, sotto uno di questi bombardamenti perse la vita, proprio: il Cavaliere Francesco Mannocchia. Ah, perché nel frattempo era diventato Cavaliere della Repubblica. Era diventato Cavaliere no, del, Regno. No. Del, 44 del Regno. della no, Repubblica no, chiedo scusa: <ride> la ho detto una fesseria incredibile: <ride> 44 Cavaliere del Regno. certo. Eh, no, era diventata Cavaliere del Regno, perché mh, Francesco Mannocchia è un personaggio veramente straordinario. Eh, per, molti per molto tempo, troppo tempo, la sua vicenda umana, biografica e bibliografica è rimasta seppellita eh, sotto le macerie, in questo caso della dimenticanza. E però, insomma, eh, ci troviamo veramente al cospetto di un personaggio straordinario. Dicevo che due cose eh, Manocchia seppe fare molto bene nella sua vita, oltre ad altre: una era quella del soldato. E l'altra veramente quella del giornalista e scrittore. Pensa che come eh, giornalista incominciò da appena 18 anni, era il 1908, eh, e cominciò eh, facendo il capo redattore di una rivista chietina. Eccolo qui: Eccolo il, qui. Il, il nostro Francesco Manocchia con questi baffetti e il taglio curatissimo dei. Sì, dei non caprici. sembra uno che venga da una famiglia di umili origini, eh. E aveva aveva un, certamente dei tratti aristocratici, però insomma, il padre faceva parte del piccolo artigianato di, di Giulianova. Eh, la, mamma, la mamma, invece, no, la mamma era ehm, de una famiglia che avrebbe poi dato degli artisti, quella dei macellaro. Ma insomma, niente che lasciasse presagire invece questa sua carriera che eh, ripeto, iniziò giovanissima perché Manocchia, come poi. Nel corso degli anni venti avrebbe mh, dichiarato, ehm, aveva un cruccio, quello di non aver completato eh, gli studi, ma ebbe anche una fortuna nella sfortuna. E come poteva fare il giornalista se non eh, aveva completato gli studi? Perché eh, intanto eh, da autodidatta aveva acquisito una incredibile padronanza della lingua italiana. No, eh... Anche perché se penso che allora l'ordine non penso ci fosse. No, l'ordine venne istituito. L'istituzione all'ordine non, non era obbligatoria. Ancora gli anni quindi... 20 venne istituito, sì. nel, credo nel 27 sì. proprio venisse istituito. Beh, mh, Certamente all'epoca, in un contesto di fortissimo analfabetismo,. E chi sapeva leggere e scrivere e far di conto ma soprattutto chi sapeva ben signoreggiare la lingua italiana e quindi avesse delle competenze un po' superiori rispetto anche alla media dei pochissimi alfabetizzati e scolarizzati dell'epoca, beh era destinato a fare grande, grande carriera Benedetto Croce non è stato mai laureato e certamente non credo che sia stato un soccruccio quello di non avere incorniciata la pergamena eh, di, di laurea insomma, nella senti condizia. che questo libro come è, com è strutturato? Che cosa ci si racconta? Ecco, allora dobbiamo dire che questo libro è un contenitore che in sé ha in realtà due libri. Eh, il primo è eh, quando c'era la guerra. Eh, che uscì nel 1924 e il secondo invece: i Salmi eh, della Patria, in memoria dei nostri eroi, la cui prima edizione, peraltro uscita a Giuliano nel 1921, ehm, subito ebbe grande attenzione e grande successo perché sono delle poesie molto delicate, devo dire, dedicate ai caduti Giuliesi che immolarono le loro vite eh, nel corso della guerra. E, mh, I Salmi della Patria addirittura arriva a una quinta ristampa nel 1935 da parte di una casa editrice di Catania. Questo a dare la dimostrazione di come il nome di Manocchia fosse garanzia non solo di successo editoriale, ma fosse un nome eh, conosciuto se non addirittura riverito. Eh, e questo a fare il paio con tante altre opere di Francesco eh, Manocchia che ebbero grande, grande successo e che furono recensite sulle più importanti riviste letterarie eh, dell'epoca e addirittura con eh, dei giudizi molto, molto importanti da parte dei veri giganti della letteratura. Parlo di Adriano Tilger, parlo di ehm, Fausto Maria Martini, insomma uno dei massimi esponenti del crepu crepuscolarismo. Il crepuscolarismo. Senti, vedo tra i caduti un Galantini. Anche. Domenico Galantini di Antonio. Ecco. Non era parente Duavo, mio, no. lo era un altro Galantini che cadde pure, che invece era un uh, Nicola Galantini. Lo devo ritrovare allora. E ci sì, Galantini Nicola di Gaetano. Di Gaetano, di Gaetano e Cifeca Maria. Ecco, questo io sono proprio un diretto discendente di questo. Povero ragazzo, erano quasi tutti ragazzi questi. Eh certo. In gran parte provenienti da famiglie contadine, poi qualche esponente della, della, della piccola borghesia locale legata soprattutto al ceto artigiano e poi anche nomi importanti, insomma figlio di Luigi Crocetti il grande imprenditore c'era almeno un Orsini della grande famiglia Orsini resa famosa dal vedo anche Arancio. un Pagliaccetti non, non so I Pagliacetti a Giulianova era un, un cognome abbastanza diffuso e comunque eh, anche i Pagliaccetti non è che navigassero nell'oro a parte la grande fama del, dello scultore eh, Raffaello ma furono veramente veramente tanti anche Persone che magari ehm, nate a Giulianova ma da famiglie provenienti da altre, altre regioni. E ehm, in occasione di questa manifestazione, concedimelo di dire questo. Ehm, del 15 maggio, che ci sarà il corso del 15 maggio, Quindi, ripeto, dopo, alle, domani. dopo domani alle 17.30, ehm, a corredo della, della, della presentazione del libro ci sarà anche una bella esibizione di un coro alpino della Valle Camonica, ci sarà anche una mostra d'arte allestita dall'Associazione Culturale Bell'Antarta, ecco, a corredo di tutto questo eh, devo sottolineare eh, intanto un ringraziamento uh, a uh, Maria Teresa Orsini, ed ed editrice, eh, Artemi, editore, in questo caso il libro che ha pubblicato, ma un altro anche a chi mi affiancherà la presentazione insieme con Elso Simone Serpentini, che è Walter De Berardinis, il nostro collega. perché Walter. In tutti questi, in questi mesi, ha svolto un'attività di ricerca molto attenta, molto capillare, che ha permesso appunto di allargare il numero dei caduti giuliesi, arrivando a ricomprendere persone di cui poco o nulla si sapeva. Per Addirittura? Tutto... Sì, sì, assolutamente, ha fatto un lavoro, una cernita e un'indagine veramente faticosa, credo è molto attenta. Il risultato di, questo, di tutto questo però, eh, Alfredo, eh, consisterà in un riconoscimento che verrà consegnato proprio ai discendenti di questi 118 caduti. Siete riusciti a rintracciarli tutti? Tutti probabilmente no ed è per questo che Walter nei giorni scorsi ha lanciato anche una sorta di, di, di appello tramite gli organi di stampa, Facebook. Eh, insomma, tutto quello che la tecnologia odierna potesse mettere a disposizione, chiamando a raccolta appunto i discendenti. Lui ha pubblicato l'elenco completo di tutti questi caduti. Sì, e che poi è contenuto in questo libro, l'elenco completo. Alla fine c'è una parte... Per quello stavo spulciando i nomi e i cognomi... Veloce, ne sono 107 qui. Ah, 107, eh, quindi 107. Io sapevo 108. Vabbè, 107 nomi che sono veramente tanti rispetto agli 88 dei quali inizialmente si conoscevano le generalità. Beh, Insomma, è, è l'idea di quello che Giulianova, ma non solo Giulianova ovviamente, ha pagato per eh, questa guerra mondiale di cui appunto insomma. Che poi si eh, leggono. Eh, cognomi tipici giugliesi, no? Crocetti, eh, certo. Marà, eh, compadre eh, Mazzaufo di Bonaventura, Mastrilli, Abbondanza, sono cognomi sono tipicamente. cognomi esistenti e che rimandano anche a varie stagioni di emigrazione perché i Marà, forse non tutti lo sanno, che pure rappresentano una delle famiglie più antiche di Giuliano, tradizionalmente legate alla pesca. Al... Al mestiere sul mare, al mondo di mare, e i Marai in realtà venivano da Marano, una località molto bella, tra l'altro completamente ristrutturata, credo sopra Cupra Marittima, adesso non ricordo bene se, mh, Pedaso Cupra Marittima, e, mh, e quindi, nel Settecento, insomma, a fine Seicento e inizi Settecento, eh, immigrarono a Giulianova, vennero a Giulianova, e eh, con la corruzione probabilmente derivante dal fatto che si doveva andare. Voi di dove siete? Di Marà in dialetto marchigiano, marchigiano piceno, quindi di Marano, e quindi sono diventati Marà. I di Bonaventura, vabbè, non lo eh, devo dire io, insomma, ha come centro genetico di irradiamento eh, Montepagano, anche, anzi, località tanesi di Montepagano per, per essere esatti: un cognome che poi si è diffuso enormemente eh, nella provincia di Teramo. Ma, a parte questo, insomma, si tratta veramente di, di una centuria eh, di, di giuliesi caduti, giovani, giovanissimi, con storie anche particolari: insomma, famiglie di caduti, eh, dove magari il uno è morto in, eh, sui confini d'Italia con, con vestendo la, sol, la, la divisa italiana, e il fratello è emigrato negli Stati Uniti e che pure ha partecipato a, alla guerra. Insomma, Tante storie, tante vicende anche commoventi, devo dire, eh, come commoventi in alcuni passi sono i vari racconti, sono racconti brevi contenuti in questo, in questo libro che Francesco Manocchia, appunto, nel 24, ha voluto adunare in ricordo della, della guerra. Peraltro in un periodo in cui nelle nostre città si aveva il culto dei morti in guerra, i viali e i parchi delle rimembranze certo. eh, nascono a partire dal 1922 e continueranno eh, per buona parte del, degli, degli anni 20. A Giulianova si cominciò trasformando una parte del, dell'attuale Viale dello Splendore, eh, quindi quando noi lo percorriamo quel, doppio, quel viale con doppia serie di alberi era il viale della, della rimembranza nel 1922. 1923 e quindi nel 26, tre anni dopo, creando il vero e proprio viale della Rimembranza che è quello che segna il percorso d'ingresso, quello classico, al cimitero di Giuliano. Allora, tra i relatori, eh, leggo anche, ero iniziato, tu lo hai citato tu, poco fa anche il professor Elso Simone Serpentini, che è uno storico eh, e filosofo, professore ex professore del Liceo Classico, ritengo che non si presenterà con la sua opera più famosa, cioè la storia del calcio teramano a Giulianova in questo momento, non penso che poi venga accolto in maniera trionfale, visto che, che state soffrendo e patendo in, in questi giorni la promozione del teramo in Serie B, però la presenza di Elzo Simone Serpentini dà un taglio veramente storico a, a questo incontro ma ha una doppia valenza in realtà la presenza di io lo chiamo affettuosamente Elso perché insomma me lo ricordo quando facevo il liceo classico a Teramo ecco, così come esiste per un giuliese, un corrispondente teramano, così esiste per ogni teramano un corrispondente giuliese, non ci dimentichiamo che Giuliano è stato sempre il naturale sbocco sul mare di Teramo. Certo. Ecco, questo non ce lo dimentichiamo. Perché ha una doppia valenza la presenza di, di Elso? Perché eh, dopo la manifestazione di Giulianova del 15 maggio ce ne sarà un'altra a Teramo il giorno, eh, il giorno immediatamente successivo. Quindi il 16. Quindi il 16. Che Tut sono i giorni poi del Raduno degli Alpini. Esatto, no? infatti. Mi è tolto le parole di bocca perché questa iniziativa che ha fortemente voluto l'amministrazione comunale, naturalmente in collaborazione con la casa editrice, ehm, ha proprio il, ehm, il significato di incunearsi all'interno dell'ottantesima eh, raduno degli, degli alpini all'Aquila, che sarà un momento veramente di grande coinvolgimento, non solo emotivo, ma anche coinvolgimento di grandissimi numeri perché. L'Aquila la principalmente, ma anche la nostra eh, regione, verrà coinvolta eh, nel, 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 nel raduno degli alpini, che come si sa è un evento eh, che muove centinaia e centinaia di migliaia di persone. Quindi era un atto intanto doveroso eh, nei confronti degli, degli alpini, e vorrei ricordarlo: l'Abruzzo credo sia la regione più meridionale che abbia sempre perché, dato anche, degli sì, alpini. Anche ecco. perché se. I bersaglieri sono il simbolo del risorgimento italiano, gli alpini sono il simbolo della grande guerra, della prima guerra mondiale. Beh, gli alpini e in genere la fanteria perché da, se volessimo creare una percentuale tra i caduti in guerra emergerebbe potentemente il... Il ruolo della fanteria, la nostra fanteria fan... artiglieria. Ecco, la fan fanteria artiglieria. La nostra fu una guerra: la, la nostra, la prima guerra mondiale, fu una guerra essenzialmente di trincea, di posizione. Di posizione L'abbiamo già ricordato l'altra volta. E quindi la fanteria ebbe un ruolo, certamente considerata l'altitudine. Eh, gli alpini e, ebbero assolutamente... Perché principalmente non si, combat, non si combatteva al mare, insomma... no, eh, no, no. anche se ci sono state delle azioni Ci sono mare, state però, azioni belliche, però che hanno... principalmente il fronte mm. era, quello italiano perlomeno, era in montagna, sulle assolutamente alpi quindi... sì. Assolutamente sì. E' per questo che si è scelto proprio questa, uh, questa data no, simbolica del raduno degli alpini all'Aquila, dove... Quasi tutti poi faranno stanza a Teramo, nel senso che eh, non avendo l'Aquila purtroppo la possibilità di ospitare eh certo. tutti gli alpini, allora molti eh, saranno a Teramo e partiranno da Teramo, c'è questo raduno che è simbolico proprio in questo periodo e in questi giorni per i cento anni della, eh, dello scoppio della prima guerra mondiale, anche se siamo con una differenza di nove giorni, 15 maggio, 24 maggio. Torneremo a parlare di questo, però, tra poco abbiamo un impegno commerciale, quindi, subito dopo la pubblicità. Tra i saluti istituzionali di questa manifestazione del 15 di maggio, leggo che ci sarà anche il sindaco Francesco Mastromauro. Che ultimamente però è un po' defilato. Come mai Beh, non si vede più? È. No, per impegni istituzionali e notizia mh, di ieri della votazione in Consiglio regionale del. Eh, contratto di quartiere dell'annunziata, una sì. vicenda annosa e spinosa che si trascinava. Pensa che all'ordine del giorno del Consiglio regionale di martedì, quindi di ieri, c'era un solo punto all'ordine del giorno ed era proprio questo. Sì, della... perché è stata una. Ripeto, era una questione. Intanto per Giulianova eh, senza voler entrare adesso in questioni che non pertengono, come dire la. la la mia presenza qui per questa ragione... Eh lo so, ma con te si può parlare si di può tutto. Si può parlare quindi. di tutto, sì. Eh, allora, era una questione veramente importante e vitale. Eh, in caso di esito negativo vorrei ricordare che Giulianova avrebbe dovuto eh, sborsare 6 milioni di euro circa, ridandoli indietro. Per il mancato completamento di quel comitato di quartiere che iniziò, credo, vigente ancora la Giunta Cameli, eh, quindi centrodestra. Eh, ed è come ha dichiarato il sindaco, era un tassello fondamentale per l'ulteriore sviluppo di quel quartiere, il quartiere Annunziata, che oggi eh, rappresenta una zona assolutamente nevralgica nella, nella città. Però ripeto, al di là di questo eh, c'era anche il rischio, il rischio che se non si fossero se non si fosse adempiuto, se non si fosse dato seguito a, nelle ulteriori fasi a questo eh, contratto di quartiere, insomma, avrebbe il comune dovuto sborsare eh, parecchi soldi, ma questa è uno delle, delle ultime buone notizie che ha avuto il sindaco perché è notizia di qualche giorno fa insomma del via libera al piano spiaggia, anche qui mancava eh, un parere mh, obbligatorio da parte dell'amministrazione provinciale, che alla fine è andato, e anche questo eh, diciamo, è stato uno dei successi, se così possiamo dire, inanellati dal sindaco Francesco Ma, Mastromaro a Giuliano. No, certamente uno su degli Unica obbiettivi. Beach invece, c'è stato qualche problema di troppo. Bah, su Unica Beach mh, intanto quella è stata un'esperienza che è iniziata credo tra le prime, con quelle caratteristiche in tutto in tutta Abruzzo ed è nata anche tra grandissime polemiche. Io ricordo eh, bastava digitare spiaggia libera per cani e eh, uscivano su, su, su tutti, da, tramite Google la prima notizia che uscì a livello nazionale era Giulia Nova riportando le immagini peraltro eh, de, degli scontri, si può dire proprio, dei confronti comunque non solo verbalmente violenti che ci fu al momento dell'inaugurazione di quella spiaggia. Eh, certamente si, si tratta, si è trattato anche mh, di individuare una spiaggia libera eh, e tutto questo non poteva che avvenire tramite appunto il piano spiaggia, quindi diciamo, si è seguita una procedura corretta quello che forse non si comprende è che in ogni caso se e quando verrà fatto un bando per l'assegnazione e la gestione dovranno partecipare tutti, non c'è nessuno che può avere un diritto di monopolio su questo. Eh, è un bando pubblico, potranno partecipare, quindi quando e se verrà fatto da Canicattì a, a Bolzano e naturalmente chi farà l'offerta più convincente eh, dovrà assegnarsi questa, questa spiaggia con accesso attrezzata, con accesso anche ai, agli animali d'affezione. A proposito di Campanile, eh, prima accennavamo al discorso calcistico, però tra i saluti istituzionali leggo anche che ci sarà il presidente dell'associazione Teramo Nostra, Piero certo. Chiarini, come mai? Intanto voglio subito dire che Piero è un caro amico, <coughs> ma questo è del tutto irrilevante. Eh, questo... Tu potrei dire io organizzo la cosa invito chi, chi, chi mi sì, fa Sì però insomma. ecco. intanto bisogna dire che nell'associazione Teramo Nostra eh, Sono molti i giuliesi che sono iscritti mm, Questo a dimostrare di come spesso, <ride> a, volte, scusa, ma, eh, eh, so, spesso a volte le, come dire, il campanilismo a Specie se applicato ad alcuni ambiti specifici Penso al calcio Può dividere, ma per il resto, insomma, divisioni non, non ce ne sono. Ecco, in questo caso la cultura non divide ma unisce. Eh, quindi nell'associazione Piero Chiarini sono molti Giuliesi iscritti. E lo stesso Piero Chiarini ha sempre avuto un'attenzione. Giustamente particolare nei confronti di, di Giulianova senza recinti né preclusioni di, di sorte una società fortemente globalizzata come la nostra sarebbe quasi ridicolo insomma ancora pensare a queste scaramucce eh, di, di, di paesi. No, la, la presenza di Piero Ghi 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 Chiarini è una presenza molto. Gli Antonelli molto... e i Melatini sono, sono passati. Ormai. Spennati e Mazzaclocchi, e spennati, sono, eh. sono passati. Beh, certo, a uno dei due gli è servito molto l'esempio dato. Da Acqua Viva quando fece trovare gli impiccati lungo la strada sì. che da Giulianova conduceva a Teramo, all'altezza circa dell'attuale frazione di Villa Pozzone di Giulianova, e insomma, a lo parlare agi e misura, veramente. È il simbolo di Teramo: <ride> è il quello, simbolo sì. di Teramo del Palazzo Melatini, che è un palazzo peraltro meraviglioso, devo dire, insomma, una delle. Delle, delle emergenze architettoniche più belle e più interessanti. Qualche curiosità su, su questo libro, su eh, quando c'era la guerra, qualche aneddoto particolare? Io prima stavo Beh, sono... eh, leggendo no, di quando arriva il generale, oppure ci sono Beh, delle sì, storie Fra particolari. Sono... Diciamo sono delle, 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 dei racconti brevi li definiremo noi oggi. Quello che colpisce intanto è una certa foga alla quale forse non siamo più abituati come scrittori anche perché Francesco Mannocchia fu uno che la, la guerra la fece, mh, e la fece anche in posizione non subordinata. Eh, lui come eh, sottufficiale di fanteria era a capo di un plotone chiamato I Diavoli Gialli ed erano tutti abruzzesi. Eh, insomma, furono molto temuti dai, dai nemici e certamente c'è la foga di chi eh, crede in un sistema valoriale, eh, lui era molto nazionalista, era molto patriottico, già prima era andato volontario addirittura agli ordini del generale Luigi Gonzaga a Tobruk, eh, quindi era veramente un uomo rotto alle battaglie come si suol dire, eh, che però non... Eh, So, non rinunciava alla penna, quindi faceva anche il corrispondente di guerra per il Corriere della Sera, per l'Adige di Verona, per il Piccolo di Trieste, oltre che per i nostri giornali teramani, dal Corriere Abruzzese all'Italia centrale. Particolarità, racconti particolari? No, tranne mh, probabilmente il fatto che leggendoli mh, in, emerge, può mh, colpire il lettore perché sente anche il raccapriccio della guerra. E, questa, e questo è un monito importante in un periodo non solo quello che stiamo vivendo perché l'umanità ha sempre vissuto di guerre ma per noi questo è un periodo particolare insomma con persone che si fanno saltare in aria eh, per motivi religiosi eh, e minacciano chi, chi non la pensa come loro chi ha un, altri riferimenti insomma la guerra è veramente brutta è terribile eh, l'orrore della morte e anche di certe morti cruente, insomma, nel, durante la prima guerra mondiale vi furono tante morti cruente, eh, non solo quella con le pallottole, ricordiamo anche l'utilizzo dei gas asfissianti, gas nervini. Eh, eh, per cui penso che più che altro il lettore avrà la possibilità, intanto, di recuperare un conio diverso eh, nel modo di scrivere. Cioè, qui stiamo parlando di una scrittura anni. Primi anni venti, molto certo. diversa da quella a cui siamo abituati. Più aulica rispetto Beh, a sì, quella di po oggi. Un po' più eh. aulica. E però ecco, colpisce anche molto eh, un tono vigoroso da parte di Francesco Manocchia e colpisce soprattutto la descrizione di alcuni momenti topici eh, della guerra, che spero davvero non. Ci coinvolga mai più. Ecco, questo dovrebbe essere il monito principale e anche il primo moto eh, leggendo, leggendo questo libro. Anche se l'attualità, la situazione internazionale fa pensare che insomma, questo lungo periodo di pace possa essere intaccato in qualche modo, no? poi che la guerra sia santa o non santa, che sia una guerra di religione o una guerra di interessi. E come lo sono state la prima e la seconda guerra mondiale? No? Guerre di interessi. Perché... Eh, è cioè, chiaro, è chiaro che sì. Cioè, noi eh, rifiutammo l'offerta della triplice del parecchio per avere il tutto. Eh, certo. e cosa, e cosa no. La firma del Patto di Londra che avvenne eh, all'insaputa del Parlamento italiano che coinvolse naturalmente il governo italiano dell'epoca. Eh, Sottendeva a questo il fatto che noi eh, volessimo riavere le terre irredente, eh, che naturalmente avevamo probabilmente capito che questa guerra sarebbe stata sfavorevole agli imperi centrali eh, e quindi insomma, optammo eh, per, eh, per dove il vento era più favorevole. E eh noi abbiamo questa capacità: aspettiamo <ride> un anno, poi <ride> sì, ci sì. buttiamo dalla parte. Però la cosa terribile, guarda Alfredo, è che <clears throat> La seconda non ci è andata molto bene. No, no, no. Ma la cosa terribile nella prima guerra mondiale è che la maggior parte della, della gente, mh, di questa guerra non gliene fregava niente. Mh, la, la maggior parte de, della popolazione, il 90%, era costituita da, da, da contadini, da, da persone anche illetterate, da persone che vivevano, come dicono i sociologi, una condizione di subalternità. In realtà venne tutto deciso dalle, dalle elite, le elite intellettuali in primo luogo. Ricordiamo per esempio il discorso infuocatissimo che fece Gabriele D'Annunzio dallo Scoglio di Quarto, eh, le famose radiose giornate di maggio, ma già a partire dal 1914 c'era stato un dibattito eh, tra neutralisti e... Diciamo interventisti che poi aveva avuto la sua, il suo banco di prova maggiore proprio a cominciare dal, dal gennaio del 1915 e ne furono tutti coinvolti, cioè quello che accadeva a Roma, anche se forse in minor misura, succedeva nella provincia di Teramo. E questa era una logomachia, cioè una battaglia di idee che veniva combattuta soprattutto eh, sulle pagine dei giornali. Ora ripeto, chi leggeva i giornali nel 1915? Beh eh, non molti, eh, devo dire. Anche perché il tasso di alfabetizzazione era molto basso. Eh sì, era ancora basso. Noi scontavamo ancora ritardi, trascuratezze. Era un'Italia unita, sì, da qualche decina d'anni, ma sostanzialmente ancora molto, molto diversa, diversa per temperamenti regionali, diversa per lingua, diversa per tradizioni, diversa per cibo, diversa, no? Eh, il risorgimento, anche quello, il risorgimento fu voluto da un'elite un sostanzialmente. Il povero contadino meridionale che si ritrovò prima sotto i Borboni e poi sotto il re Sabaudo, eh, l'unica cosa che sperimentò di nuovo fu la leva obbligatoria. E l'aumento esponenziale di tasse. Le tasse ecco, sì. quindi non è che, che. Non furono buone notizie, per... diciamo che non furono buone, buone notizie. E purtroppo una situazione molto simile si ebbe alla fine della prima guerra mondiale. Quando gran parte delle nostre economie, o dei progressi che avevamo fatto durante la Belle Époque, quella che si chiama la Belle Epoque, fino al 1914, eh, furono spazzate via. insomma... Periodo terribile per chi andò chiaramente, ma anche per chi rimase, perché si ebbe il caro vita, il razionamento dello zucchero, il razionamento eh, dei principali generi alimentari. Il grano eh, salì alle stelle, nonostante pare che nel 15 l'annata agraria fosse buona rispetto al 14 che era stata, che era stata pessima. Eh, ma insomma... ah, per chi veniva dal, dal regno dei Borboni, no, per chi veniva dalla stare nel regno delle due Sicilie eh, il passaggio con l'Italia unita sotto il governo del regno Sabaudo non fu una, una gran fortuna Beh, fu anche traumatizzante eh, per molte cose eh, eh. Cioè, mh, se uno andasse adesso a rivedere un po' la storia dell'unità d'Italia eh, metà della popolazione italiana non è che fosse così contenta di essere passata dalla padella alla brace, forse. Mm, sicuramente non fu così. Il fenomeno del brigantaggio. Non è che ci furono le feste per Garibaldi. No, eh. no, anzi, al contrario, incominciarono da subito a sentire la eco di vie, eh, Viva il re, ma non questo re, eh no, <ride> quello no. nuovo che veniva che, peraltro, parlava un pessimo italiano perché era, parlava prevalentemente francese. francese. No, si incominciò a sentire Viva Ferdinando, a eh, morte a Garibaldi. Sul quale Garibaldi peraltro insomma, si stanno addensando chiari oscuri molto vischiosi e molto potenti perché c'è sempre da chiedersi chi finanziò le armi, il vettovagliamento per le, per le sue truppe, da dove venivano questi soldi. Certo. Forse dietro c'erano dei gruppi finanziari, che so io, inglesi che eh, decisero. E la rivisitazione di... storica che sta portando avanti queste, queste teorie. Anche Ma sì, perché... perché la storia è revisionista di natura, cioè quello che tu acquisisci in un certo momento, forse anche condizionati da un'altra Noi possiamo anche politico. credere alla favoletta di, eh, di Garibaldi che dice adesso vado a liberare l'Italia, prende mille persone, parte da quarto, sbarca a Marsala e si rifà tutta l'Italia. Sì, però nessuno poi riflette però, sul eh... fatto, cioè queste navi da dove sono Chi è ha date. date? Perché se io ti do qualcosa non è che te le regalo, insomma, no, succede anche oggi. Cioè, posso anche apprezzare le tue battaglie, che ne so, ecologiste, ti posso anche dare una sommetta, ma certo non ti regalo dei milioni di euro. Insomma. E qui le cifre messe in campo erano consistenti, perché si trattava di prendere delle, delle grandi imbarcazioni, si trattava di avere... Eh, munizioni e armi sufficienti e vettovagliamento eh beh questo cioè il pizzicagno... Eh? Sì, va riconosciuta anche un'altra cosa che eh, la, la politica espansiva che i Savoia volevano applicare in quel momento era molto più semplice metterla in atto contro il eh, governo borbonico nel senso che non aveva un esercito Aveva solo dei capisaldi da presidiare, come poteva essere la Fortezza di Civitella o il forte di Taranto che per evitare che venissero dal mare, soprattutto dall'est, le invasioni. Poi però non c'era un esercito, non c'era la leva obbligatoria, non era, eh, erano solo dei mercenari presi nel momento del bisogno. Quindi... Eh, però c'è da dire che la piccola Maguerita Guarnigione. Composta da gendarmi prevalentemente di Civitella del Tronto, eh, fece passare i sorci verdi, un poderoso esercito eh, diciamo, italiano. Ma sai, la storia noi lo diciamo sempre, ma non è un accomodamento. Eh, le cose giuste probabilmente stanno sempre nella via mediana, al centro, né troppo di qua né troppo di là. Vero è che quello borbonico non fosse un esercito. Poderoso. Secondo altri invece lo era. Certamente se anche fosse stato poderoso erano già in corso, e qui ritorniamo al discorso anche sulla triplice della Prima Guerra Mondiale, ma i discorsi si legano perché la Prima Guerra Mondiale viene considerata la, no, la naturale conclusione delle guerre di indipendenza. Certo. No? E quindi anche se fosse stato poderoso questo esercito borbonico... Ci furono i tradimenti sotterranei, cioè anche lì quando incominciò a sentirsi nell'aria che probabilmente stava succedendo qualche cosa di non favorevole ai Borbone e beh, tutti quelli che potevano salvarsi e imbarcarsi sulla barca diciamo dei nemici lo fecero. La guarnigione di Giulianova, che pure contava svariate migliaia di persone e di soldati ora. Fossero male attrezzati o meno erano migliaia, svariati, qualche cosa avrebbero potuto fare. Cedette eh, immediatamente perché il generale De Benedictis, che era capo del quartier generale di Giulianova, mh, aveva un figlio eh, che stava con eh, Garibaldi e quindi si accordò subito per il dopo. Anche perché in mille. Sarebbe stato impossibile prendere l'Italia, non avrebbero preso nemmeno la provincia di Trapa. Insomma, e la stessa cosa accade nella munita perché munita lo era nella munita fortezza di Pescara dove si concentravano insomma, anche lì diverse migliaia di, di truppe e alcune erano persino scelte perché le truppe borbodiche avevano delle truppe d'elite diciamo sì però non aveva un esercito sì però quando arrivarono si eh, sciolse tutto come neve al sole sostanzialmente non spararono neanche un colpo gli unici <ride> che resistettero furono quelli civitella di civitella che assolutamente avevano la ma lì più che altro fu un atto di eroismo di grandissimo eroismo ma civitella è abituata ad atti di eroismo molto tempo prima Matteo Wade sì. che Era irlandese, dette un'altra grandissima prova di eroismo durante un assedio. Quindi evidentemente se Civitella del Tronto si è continuata a chiamare la fedelissima, una ragione c'è. Chiedo <coughs> scusa, purtroppo la voce è arrivata al limite oggi. Eh, va, bene. E, va bene, quindi ricordiamo il dopodomani pomeriggio sì. <coughs> alle 17.30. Al Cursal. al Cursal di Giulianova, perché a Giulianova queste manifestazioni si fanno soprattutto al Cursal. Beh, è un bel edificio, insomma, rappresenta, come ho scritto in un mio libro, la vedetta elegante di Giulianova. Quindi, la presentazione alle 17.30 al Cursal, naturalmente tutti, tutti invitati, non solo la presentazione di questo libro di Francesco Manocchia quando c'era la guerra, ma anche il coro della Valle Camonica e questa mostra d'arte, vedete abbiamo fatto proprio la discussione io e Alfredo su questo, eh, sull'unità d'Italia perché c'entra qualcosa anche sulla Prima Guerra Mondiale. E poi posso garantirlo, è un piacere andare ad ascoltare Sandro Galantini. È un piacere ascoltare anche il professor Serpentini, Walter De Berardinis, non che gli altri non fossero interessanti, però insomma gli storici, i relatori sono costoro e quindi è, è un vero piacere andare ad ascoltarli per tutti coloro Grazie. che ne fossero interessati. Grazie, Alfredo. Grazie, Sandro Galantini, per essere tornato a presentare questo libro e ovviamente sarà un successo la presentazione dopo domani, pomeriggio. Grazie a voi che ci avete scelto e seguito anche questa sera. Buonanotte.